Sparisci! Sparisci! Prova a parlare, Mord. Mortenus, prova a parlare. Dannazione! Mi senti? Testing, testing. Dragon Yes. Ball Af non. Oh, No, no, praticamente. no, 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 no,
live streaming. Della live streaming. No, 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 no. Ok. Ci siamo. Ecco. Ma ce ne rendiamo anche conto, secondo te? Sì, ce ne rendiamo conto. Ma ve ne rendete conto? Conto? Sono paraviti da invece. Oh, ok, devo fare. Le cose si stanno mettendo male. Oh, look, era un capo. Bossa, ok, capo. E questo è il capo. Musico. Intenzionato. Ma siamo impazziti? Dove posso scappare? E nel momento mi devo portare. Vedi, tre. Nebraska 94. Oh no. Oh no. 30 Don't settembre do 1998. Una data che non dimentico. Ok. Quando il poliziotto in me morì. Siamo qui quella notte a provare. Fu rasa al suolo. 700.000 mod. E io ti rispondo semplicemente così nell'utilizzo di tutte quelle mod che stai per usare. Oh no. Don't do that. Oh no. Don't do that. Allora, prima che mi viene lo sbocco. Ecco. Andiamo a vedere cosa c'è dentro quella casa, visto che ora possiamo usare la freecam. Aspetta. Un po' più lento. Grazie. Perché sennò mi viene veramente lo sbocco. Oh no, don't do that. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la casa. Oppure esploriamo un po' il bosco. Anche se non ci saranno chissà quali dettagli, secondo me. Vediamo. Me sa. Cioè, guarda. Questi dovrebbero essere, dovrebbe essere tipo la parte che non esplori del bosco. E ovviamente vabbè, qua non è renderizzata perché dicono, ma chi cazzo lo deve vedere? Ancora. Qua però, l'auto della polizia. Andiamo dentro. Appena non gli mettono la musichetta. Giusto? Ok, e da qui parte, cioè in realtà sì, parte da qui la demo, anche se lì non potevamo andarci. L'interno di questa casa è fatto? Ovviamente no. Questa baraccona? Nemmeno. Don't do that. Qua Leon si è bloccato perché non può proseguire. Ma a noi non ce ne frega niente. Andiamo a vedere direttamente la casa. Oggi sperimentazione con le mod. Questo è il corvo che prima o poi volerà. Mm-hmm. Quando passeremo noi. Che si sistema le piume. Ok. Un altro è corvo. È un gentiluomo. È un corvo gentiluomo, esatto. Ora proviamo a entrare dentro la casa. Non è un gentiluomo, questo è un corvo gentilcorvo. Non si vede un cazzo. Ah, se prima Leon non entra dentro la stanza gli oggetti non si caricano, hai visto? Mm-hmm. Però questo, ad esempio, questo crocifisso, che è un oggetto fisico, già si carica, la sedia pure. E mi sa che... A distanza, tutti allontani, più quelle cose non caricano. Già, veniamo qui dentro, c'è la cutscene, proprio è vuoto, pure il camino non c'è. Andiamo a vedere Don Jose. Non si vede un cazzo. Oddio, tutti i teschi attaccati qua non ci sono. Oh no. Don't do that. Volevo vedere se c'era il topo, ma non si vede.
E vabbè, qua tutto ancora deve caricare praticamente. Ok, andiamo a vedere oltre. Perché qui poi è dove spunta. Lei è praticamente Qui, l'uscita. sì, qua è dove poi Di là spunti con Leon, però te la carica dopo allora sta parte. Ok, va bene. Più di così non possiamo fare. Ok, per il momento questo lo riduciamo e andiamo. Per caso riesci a vedere il mouse? Quanto si sarà allontanato? No, più o meno no, non riesco a vederlo. Ah, ok. Tanto possiamo notare Leon vestito da maid. Mamma mia. Con questa mod, comunque, non dovrebbe darci timer per la campana. Quindi Ma aspetta, ha anche la coda, o sbaglio? no. Allora ho pensato, Oh no, don't do that. Ok, ora che siamo qui dentro però, vediamo se ha... come si dice? Vuoi esplorare ancora? Ora che si sono caricate le cose, puoi di nuovo riesplorare. Già. E io ti rispondo C'è così. nessuno? Oh no, don't do that. Ad esempio, qui adesso ho caricato tutti gli oggetti. Li ha caricati anche sotto. Probabile. In realtà qua non si vede un cazzo. Cioè non si vede un culo. Non si vede niente, Mord. Cioè, non si vede niente. C'è un modo per accendere la luce? No. Graphics. No. No, vabbè. Ah, oddio, ho sputtanato un po' di roba. Mi ha cambiato totalmente la risoluzione, aspetta. Le munizioni finite sono abilitate, giusto? Cosa? Le munizioni finite sono abilitate, giusto? Sì. Guarda, mi sembra di averle abilitate. Cacchio è? Script runner? No. Qua su. Questo qui. Disable Charge Bell. Ah, qua c'è Always Mad Chainsaw, che sei sempre in modalità massacro. Ah, durabilità infinita, munizioni infinite. Così possiamo esplorare senza schioppare. Ok, andiamo a vedere Don José. Tipo, una volta che abiliti le munizioni infinite, perché non smitragli il cadavere di Don Jose quando viene stordito? Ok. Don Jose ancora non è apparso. No, non è stato caricato. Si mette male. La porta che ti porta. La porta che ti porta. Dovremmo avere anche durabilità infinita del coltello così. Non me lo fa sparare! Mi fa mirare a tutto. L'arancia è immortale. Perché il meme è l'arancia. Ok. Quindi se ho munizioni infinite in teoria posso smitragliare tutto. È sempre in modalità chainsaw questo, giusto? No, è modalità normale. Ah, ok. Vediamo se ha caricato sotto però. Madonna, non si vede un cazzo.
Vabbè. Anche volendo non riuscirei a vedere niente. Ah certo, perché ci andava Leon con La la torcia. torcia, ecco perché non si vedeva niente. Mi spiace. Ho un dubbio ora. Appena tocchi la tenda, perché poi devi tornare indietro. Però non ti muovere, attiva la telecamera e vediamo se Don Joe è ancora sulle scale. Andiamo a vedere. No, prima devi attivare la tenda, poi dopo aspettare. Ah, ok, giù. Ah, ho capito cosa vuoi dire, sì. La casa del cacciatore. Sì. Eh no, non c'è più. Quindi ora è sulle scale, vediamo. Vediamo. Purtroppo non ho modo di attivare tipo una lucetta, qualcosa. Non siamo come su Gmod. Però questo è già spawnato. Ah ah. Almeno Geppetto è pronto. Poi chi dovrebbe essere questo qui più che altro? Ma credo Don Esteban. Ah, Don Esteban ha un po' di capelli in testa. Eh già, ma secondo me l'hanno cambiato. Questo più che altro, chi cazzo dovrebbe Se quello era Don Esteban, questo chi dovrebbe essere allora? Perché essere? Non ne ho idea. questo sembra Don Jose, questo tizio. Perché ha il suo giaccone, vero? Boh, ci sono dei nuovi Ganados che non abbiamo domande. Comunque qua non riesco a vedere niente nelle scale. Cioè, può Vabbè, essere allora. che ci sia, può essere che non c'è, capito? Boh, andiamo a vedere. Cos'è stato? Cos'è stato? Forse Aspetta. dovrebbe essere attivato. Ho un brutto presentimento. Ma che cazzo cosa? Eccolo, Si è attivato allora! Sì, lo vedi? anche se lo vedo troppo buio. Però lui. Cioè è qui, però appena tu. Come si dice? Appena passi il punto si triggera, ecco. Tra l'altro il ma che cazzo di Leon mi sa che è a tempo. Cioè, dopo che lui dice cos'è stato, dopo un tot di secondi dice ma che cazzo? Perché lui ancora realmente non aveva visto nulla. Si mette sempre peggio. Non si smembra, però guarda, cioè ogni pallottolo che Mitragliagli tu fai è uno smembramento. le gambe, i piedi, tipo, tutta tot di proiettili, cioè, come se fosse un minigun. Che mattanza, signore. Strano. Vabbè, proviamo con quelli di sopra. Forse con lui non funziona. Ah, le porte non si abbattono. A quanto pare no. Posso provare la suplex ora. Se Siamo dai vale. Questa finestra è finta o non c'è proprio? Occhio al Geppetto se si trasforma.
Ah, è una modalità normale, non si trasforma quasi mai nessuno. È bello vedere quali oggetti hanno la fisica e quali no. Beh, ora tipo puoi, come dire, sparare alle gambe di loro due, magari. Più spammare, più vediamo cosa succede. Alle gambe? Lo smembramento. Ah, però dopo che... Cliccando già il parassito. La splaga, che è molto forte. Io dico comunque una cosa di questo Resident Evil 4 remake. Sicuramente i loro punti deboli saranno tipo gambe, torace, testa. Ma forse di più le gambe, perché se spezzi gambe o braccia, gli one shotti come se fossero arti punti deboli. Mi fa incazzare quando non mettono la fisica a tutti gli oggetti. Questo non me l'aspettavo. Dai, le candele. Cioè, i libri sì, le candele no, ma per quale motivo? Ma qua nel filmato che succedeva? Sai che non mi ricordo. Arrivava un altro granato se lui scappava, si lanciava. Bello Leon con quelle calze a rete. Maniera per far felice praticamente ad Ashley. Mamma mia. Ah, qua c'era la chiamata con Hannigan. Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, d'accordo. La figlia del presidente, Aquila Reale, si Aquila. trova in questo villaggio. Hannigan fa Leon, ma che Come ti sei posso messo farlo? in missione? Ben fatto. Mi serve la posizione di Leon. Forse si trova lì. Ricevuto. Giusto, Mi metto alla morde. ricerca. Ma Presto. che cosa ti sei La gente messo? qui è impazzita. La mia scorta è... Leon, non c'è bisogno di Devo scappare. andare. Hai A dopo. le munizioni infinite. Tipo questo qui senza capelli, ma chi dovrebbe Con essere? permesso. Ok, quelli mi hanno... Mi stavano attaccando. Vediamo. Ah, Sempre qua. posso vedere pure attraverso il filmato. Che figata. Stavo dicendo, quello sarà ancora lì sopra? Probabilmente no. È scomparso addirittura tutto. E i morti? Morti pure mi sa che sono scomparsi. Sembra proprio di sì. Perché lui ha già caricato l'altra parte. Andiamo a vedere. Qua c'è il corvo. Ah, qua la casa la deve ancora caricare, rendete conto. Fa anche il cielo più che altro. Oh, però qua i Ganados. Cosa? Ma non dovrebbe esserci lui. Chi? C'era lui? Ma lui era Però già messo guarda, qui. guarda, non è nemmeno renderizzato, perché se prima non ti avvicini non te li renderizza. Oh mio Dio, soprattutto. Siamo dei mostri. Ecco, quello là col cappello in testa dovrebbe essere Esteban, secondo me. Ah. Direi di andare avanti. Però aspetta un attimo. Qua c'è la casa. Lui ha levato già dal caricamento tutto il resto. No, questa parte ancora non l'ha levata, ad esempio. Però questa parte sì. Ok. Al lavoro. Let's go! Leon, ma non hai freddo? Ora possiamo vedere la valigetta. Però non c'è il modello di Leon in... In terza persona, che palle.
difese. Ah, no, polvere da sparo. Fammi salvare! No, eh. Ora guarda il cielo come è cambiato, più che altro. È vero. Sono riuscito a far fuori entrambi i corpi, comunque. E tu ti stai chiedendo perché stai raccogliendo gli oggetti? Voglio vedere che cambia. E poi posso triggerare quei due. Beh, sì. Guarda, l'ho preso. Ora come farà a raggiungermi, mi chiedo? Ma io non ci avevo mica fatto caso a sto pozzo. Boh, se spari il coso di legno magari succede qualcosa. Non lo so. Il pezzo di legno del pozzo. Ah, quello che nel vecchio Resident Evil ti permetteva di prendere un gioiello. Sì, Madonna Santa Len, cosa mi hai fatto fare quella volta? Cosa? È perché lei praticamente ci ha detto che per prendere quel coso devi sparare prima il pezzo di legno. E poi l'ha aperto. Aperto. E ho detto, okay. E io sono morto come Steve. Cioè, ma praticamente loro, se io prima non passo, non mi cagano. Perché non sanno... No. Non sanno che sei lì. Però io ora gli ho sparato. Tipo ora io che faccio così... Riescono a prendermi. Ah no, ritornano alle loro posizioni. Mi ricordo che quello là dovrebbe avere praticamente il parassito, quello lì. Ah, le mie povere gambe. Ma scusa, erano in tre? Beh sì, Don Manuel stava dentro la casetta. Don Manuel. Durabilità infinita del coltello, ti è. Ma infatti Don Manuel è venuto dalla casetta, fammi capire. Probabilmente. Perché è venuto dalla casetta? Chi gliel'ha detto? Vedi come vengono, ti bullizzano. Come per dire, sparisci. Oddio, si è buggato l'audio? Senti! Che cazzo succede? Oh mio Dio! Ma lo senti che l'audio delle armi è diverso? Beh, fammi sentire. Why? Forse perché hai utilizzato proprio quel trucco per andare in giro per il coso e si sono buggate. A proposito, fammi dare un'occhiata. Vediamo se il pozzo lo ha caricato chiuso o aperto. Da quel che sembra comunque pare non l'abbia caricato proprio. Ah no, per il momento è chiuso. Però se io tipo levo tutte le armi, in teoria questo si dovrebbe sbloccare. Vero? Che bella faccia. Notare il poliziotto ancora lì legato proprio. È ancora vivo soprattutto. Tra l'altro lui è renderizzato bene. Questi cessi no. Ma se io entro qui dentro parte il filmato. La doppietta è appesa al niente. Belli questi soldi, belle le munizioni. Oddio, la stalla. Allora è vero che c'era un forziere. Ma io voglio entrarci. Fatemi entrare! Fatemi entrare!
Let me in. Let me in. Questa casa non è stata ancora caricata. Qua c'è una porta. Ora, appena attraverso il portone, cioè dovrebbe caricarsi tutto in teoria, giusto? È probabile. Sta vecchia di merda. Allora, proviamo. Hai preso la flashbang? Sì, sì. Notare che cade sempre la testa, ma sicuro che è un teschio quello? È una testa tipo mummificata. Oh mio Dio. Sembra quella delle sorelle Bella. Quello che stavo per dire. Ora, in teoria dovrebbe aver caricato tutto il villaggio, giusto? Probabile. Ah, no, è sempre in quel modo. Ma finché non lo attraversi. Wow. Mi domando anche quelli che sono dentro la casa, più che altro. Ah, Geppetto e sua moglie. Sì. Non si vede finché tu non entri prima nel villaggio. E allora, let's go. Il problema è che se io entro poi Leon inizia a muoversi perché è stupido. È stupido ma anche rapido. Rapido, rapido! Musculos, musculos! Rapido! Però io ho un'idea per non farmi scoprire. Mi vado a mettere in questo punto dove c'è questa cassa. Prima aspettiamo che passi quella vecchia di merda. Tanto il coltello ce l'hai infinito, quindi. Sì. Cioè, volendo posso fare tutte kill stealth all'infinito. Il problema è poi che la vecchia, quella là, potrebbe, come dire, mentre tu sei in modalità telecamera, quella potrebbe iniziare a dire... Leon dice, andiamo, ci oh, siamo. Oh, guarda, la mod mi ha rimosso il cancello. Andiamo a vedere, allora. Spero di non cascare in qualche punto... Illuminazione di merda. Vabbè, che qua ancora non è tutto fatto e finito, quindi. È la parte dove si va praticamente per il da lago. Co- del lago? Eh sì. No, questa è la parte dove si rompi la cassa, vediamo cosa c'è. Sparo. Si andava da cosa? Com'è che si chiamava? Mendez. E fu così che rimasi intrappolato per sempre. No! È uscito fuori mappa. Oh no, don't do that. Ah, rieccomi. Cioè no, rieccomi un cazzo. Ah! Dove... Non c'è riprova dal punto di controllo, aspetta. Probabile. No, non c'è, aspetta. Ah! Vediamo con la free cam che succede. Ecco, posso tornare su. Oh mio Dio, quanta mappa sei caduto di sotto? Sono caduto abbastanza. Guarda, qua è tutto non renderizzato. Che è sta roba? Ah, qua è il villaggio, ecco. E questo chi è? Quello lì bruciato. Poverino. Oh no. Don't do that. Ma... di ricominciare. Cosa pensi di fare? Aspetta un attimo, facciamo un attimo uscire dal gioco e riproviamo. Perché se no non ha senso. Non andiamo da nessuna parte. Bene, ricordiamoci, non cadere fuori dalla mappa. Beh, allora andiamo nella parte lì dove c'è praticamente coso. Sai l'altra parte dove si va verso l'altra parte di mezzo del villaggio lì? Sì. Diciamo, dopo che prendi la chiave per andare alla chiesa. Quanto
No, non la parte della porta della chiesa. Intendo la parte dove si va, sai dove devi incontrare Luis? Ah, sì, ok. The big cheese. Oddio. Vitores Mendez. C'è nessuno? Guarda, il concilio delle fate. Se vuoi cuccare ti sconsiglio questo posto. È pieno di vecchi, un gere. Mamma mia. Te lo ricordi? Si mette Me lo male. ricordo ancora. La 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 la. Brutto guardone! Non l'ho fatto apposta, signora. Le vostre porcherie altrove! E aveva i mutandoni stesi. D'ora in poi andiamo in esplorazione solo con la Freecam. Non ci metto Cos'è piede stato? dove potrei cascare. Appunto. Come sta ballando Don Jose con tutte quelle pallottolate? Papà. Un forastero! Los forasteros. Comunque, non so se il trucco delle munizioni infinite ti danno anche l'effetto dell'infinitità con la flashbang. Non Boh! so. Oddio, proviamo dopo. Non so, Immagini lanciare infinite flashbang. Non so, Neb. Sembra Sembra sospetto. sospetto. Appena tu entri quella porta, il cielo cambia. Cioè, È vero. diventa tutto. Come dire, rose e fiori, va. Yeah. Me la fai fare una suplex, solo una. No, voglio la suplex. Forse se gli sparo le ginocchia da dietro. Fanculo. Sei inutile. Sì. E alcuni muoiono normalmente, altri invece si trasformano. Altri. E già sbuca la Splagas. La solita trappola. Ah, ecco un'altra cosa delle trappole per topi, come le chiamo io. Se qualche ganado se ci cammina sopra, vedrai una cosa molto divertente. Hai visto la suplex? Sì, l'ho visto. Si è buggato di nuovo l'audio comunque. Comunque niente. Flashbang infinito, mi dispiace. Vabbè, pazienza. Perché Oh no! Don't do that! si bugga sempre l'audio? È sempre in questa parte, tra l'altro. Boh. Chi lo sa? La solita testa. Ecco, stavolta andiamo a sinistra, stavolta. Sai dove c'è il nostro amicone con i suoi due scagnozzi? Sì, però quello che ti volevo dire è, prima mi posiziono Leon, così anche se si muove non è un problema. Perché se lo scoprono ovviamente è un problema. Quindi io me lo piazzo qui, dove non mi vede nessuno. Giusto, no? Ok, poi io se vado su opzioni e vado su audio, forse non si sistema, vabbè, ma chi se ne frega. Ok, Freecam, eccoci. Qua avevamo già visto. Giusto? Aspetta, cos'era quello? Cos'era? Ho visto qualcosa prima. Cioè, sembrava tipo una specie di tavolino. Vedi qua a sinistra tutto questo? Sembra proprio una posizione del mercante, secondo me. Già, può essere. Probabile che il mercante si sia spostato questa volta. Facciamo attenzione se si dice si comincia, perché sennò si attira l'orda. Già.
Vabbè, qua non ha caricato niente, però gli NPC li ha caricati. Cioè, loro due sono belli seduti. Già, qui non c'è nulla. Questo è solo nella modalità mercenari più che altro. Elfo forastero. Chissà se ti farà entrare in quella porta più che altro. Qua c'è la luce da mercante, ad esempio. C'ho pure. Però ma anche I medaglioni! Quella è palesemente la roba dei medaglioni. Qua si va qua per la sembra. chiesa e c'è pure la chiesa caricata, ma renditi conto. No, vabbè. Dove là si trova Ashley? E soprattutto si trova la campana! Esora Derezar! Tenemos Ma se io da Seninos. qui. Se io da qui sparo alla campana. No, non ci arrivi, ti serve il cecchino per No, farlo. no, no. Don't do that. Oddio, ma sta casa? Aspetta, sta casa. Guarda chi c'è qui. Qua c'è. Ho un'altra macchinetta da scrivere. Il mulino a vento. Wow. Già delle parti caricate di gioco che non dovrebbero esserci comunque. Andiamo a dare un'occhiata allora. Ma certo. Aspetta un attimo. Dove vogliamo andare? Andiamo dritti oppure andiamo a sinistra? Io voglio capire se in realtà le chiavi per quella roba, per questa. Oh, vabbè, qua serve Ashley, ok. Però la chiave per questo oggetto voglio capire se esiste veramente nella demo oppure no. Se ci sono dei requisiti particolari per trovarla. Vogliamo vedere cosa c'è dentro? Ma non possiamo. Perché? Perché non è che aprite un qualcosa di fisico, credo. Credo che te lo mette direttamente all'inventario. O comunque non carica l'oggetto finché non lo apri. Vabbè, dai, andiamo a Perché vedere. ad esempio, guarda, facciamo la prova qui, dove tu puoi aprire il cassettino. Ah no, era prima, vabbè. Comunque, diamo inizio all'azione. Direi di andare subito dove c'è cosa. Sai dove c'è. Si va per Luis. Non so, andiamo dentro la chiesa se la porta si apre oppure andiamo dove c'è Il lui. Salvador. Passiamo di là. Qua si trovava una granata frammentazione. A saperlo prima. Così hai tre granate. Cavalluccio. Leon, con quella divisa che hai addosso, per davvero ti si vedono pure le mutande. Oddio. Ma ora si può vedere free camera ora se sei qua dentro, no? Sì, certo. Che Ma non cosa c'è ci. assolutamente niente. Allora ti fanno aprire una cosa per niente, allora. No, secondo me l'oggetto lo deve ancora caricare. Lui lo carica solo dopo che. Come si dice? Sì, ho capito. Ecco. Lo carica solo dopo che apri, secondo me. In questa casa, tra l'altro, nell'originale c'è un quadro di Sadler. Se tu lo sposti, trovi dei soldi. Occhio perché se rompi la finestra. Ecco. Vabbè, non preoccuparti. Andiamo velocemente da cosa? Grazie audio buggato. Non di nuovo. Ok, ho capito che entrare dentro la chiesa è meglio di no. Tipo, ma hai visto che ha fatto tipo una rotolata strana? Vediamo se riesco a liberarmi. E come?
quando si riposiziona, provo a tornare indietro, niente. Vediamo se c'è un... non lo so, un... come si dice? Riposizionare il personaggio, magari. Oh mio Dio, Leon sta volando da un punto proprio. Non è che ancora nessuno ha commentato. Oh no, mi ha chiuso il gioco. Torno. Ora lo riapro. Ok. Forse non dovevo toccare quella roba. Dove cacchio è? Eccolo qua. Launch the game. The game! Ok, quindi mi sa che non possiamo andare proprio in tutti i posti. Ci sono posti in cui conviene non andare. Allora andiamo a sinistra, dove c'è il dottor Salvatore, andiamo. Il salvatore di tutti noi. Disable Charge Bell, Freeze Village Timer, Infinite Durability e Infinite Ammo. Però ci sarà sicuramente un qualcosa per risettare secondo me, il personaggio, solo che io non so come si fa. Quanto si sarà allontanato? Sicuro. Perché con la Freecam più di questo non possiamo fare. Dobbiamo andarci proprio fisicamente per far sì che gli oggetti si carichino. C'è Giusto, nessuno? no? C'è nessuno? C'è Don José. Ma io non vedo niente ancora, vedo tutto nero. Si mette Caspita, male. hai ragione. Er Oddio, cos'è? perdonami, ho sbagliato. Oh no, don't do that. Salute. Grazie. Allora. Però devo arrivare il mio pacco di Amazon e sto ancora aspettando. Ti deve arrivare dall'Amazzonia. Lì, assieme a tutte quelle belle donnine, con cosa che ti dà il calice, ti dà praticamente la lancia. Ok, ora vedo la live adesso, vedo tutto. Perfetto. Sorry. Nessun problema, ti dà praticamente la lancia, così puoi tirarle addosso ai tuoi nemici, tipo come un missile di un F-16, anche se ancora non li abbiamo inventati. Poveri Esatto. monaci pervertiti con le loro pale. Peraltro dobbiamo capire perché l'audio si bugga proprio in Cosa quella sta accadendo? parte. Non è che sono stati trucchi, magari? Ah sì, sicuramente. Si mette Tanto sempre vediamo su peggio. Jose che balla. Cioè, ma se io corro avanti, questo tizio manco mi caga. Probabile. Più che altro. Ah, ora t'ha visto. Non mi bullizzare, stronzo. Sai quel gioco di bully che praticamente spingi gli altri? Ecco. Bully. Con Jimmy Hopkins. Sì. Prodotto sempre da Rockstar, tra l'altro. Ma ha fatto un gioco carino almeno. Io ho visto solo il gameplay, ma non ci ho mai giocato, però sembra interessante. Andare a bullizzare praticamente gli altri per andare a chiedere i soldi. Ma io mi divertivo di più a bullizzare i piccoletti quando facevano praticamente la spia agli adulti. Sai come si dice? Meglio, non cam meglio campare più avanti che non aprire bocca. Perché se apri bocca. Facciamoli cadere nella loro stessa trappola, vediamo. Vedo che succede con la trappola aperta. Ovvio che ti viene anche da dietro Don Manuel. Deficiente. Chi è? E Oddio, poi. si è staccata pure la gamba.
puoi spezzare praticamente la gamba. Cioè, wow, un colpo istantaneo. Immagini anche con il dottor Salvador, più che altro. Guarda come Don Manuel ci prova. Addio. Ciao. Tuco, ho visto anche il ganado che piazzava la trappola, più che altro. Ah, sì, certo. Probabile che anche il dottor Salvador ci può mettere il piede. Ti immagini gli spezzi anche la gamba al dottor Salvador se si incastra lì? Non sarebbe male, perché non può più inseguirti, in teoria. Muore all'istante. Munizioni mitragliatrice, davvero. E il bello è che c'è anche una skin per tipo Leon, che praticamente c'ha solo i pantaloni e il torso nudo. Ah sì, l'ho vista, ma non mi sembrava il caso. Questa era più simpatica. Già. Questo qui mi ricorda anche qualcun altro con un disegno di furri, non so chi. Si comincia. Occhio che quando vai dritto c'è il dottor Salvador. Già. E la sua motosierra. Ma sapendo che non c'è la porta, spunta uguale, vabbè. Ma stavo tenendo premuto L1, perché non si è parato? Forse tenerlo premuto non basta. Devi proprio premerlo quando spunta il comando. Beh, tanto posso fare continua, chi se ne frega. Il bello è che se ti acchiappa le spalle ti può one-shottare. Ma qui non dice, tipo, quando viene ucciso da un mostro. Cioè da qualcuno. Ma che... non dovevo aprire quella porta. Oh no, cosa hai fatto? La strada era alle tue spalle, più che altro. Ma infatti lui è... Oh cazzo, aspetta, forse posso salvarmi, Mort. Se passeggio indietro, se faccio un passetto all'indietro quando ricarica la zona. Ah, perché quella porta doveva rimanere poi chiusa, non potevi più... Ora provo a smanettare con X cerchio, X cerchio, X cerchio. Oh no. Oh no. Don't do that. Don't do that. No, provo a cercare qualche riposizionamento. Ne so, magari su Scene, su Developer's Tools. Vediamo. Mi sono sempre chiesto su Pokémon, ora che ci penso. Ma il Lucario, quello che sta portando lui addosso, ma sono pantaloni? I don't know. Dannazione. Dai, leone, non fare il coglione. Ecco, ma se mi giro di qua, tipo... Magari riesco... Forse ce l'ho fatta. Non è vero. Ah, perché la porta alle mie spalle si è chiusa. No. Quindi forse sono fregato. Sei rimasto chiuso fuori dal cancello Pueblo. Girati, girati, Leon. Porca miseria. Vabbè, dai, resetto. Questa volta non aprire più quella porta. E se io uso la modalità foto? Si vede poi tutto male. Dannazione. Dai, ma non c'è riprova dal punto di salvataggio.
Questa è una de... Stai uscendo dal gioco così? Ah, sì, giusto, devi uscire dal gioco, che stupido che sono. Dannazia. E mi ha attivato pure la modalità massacro, no? Va bene. Oh no, don't do that. Dannazione. Dannazione, sì. Oh no, don't do that. Cioè, ieri quando la volevo... No, ora sì. Ma quindi ora appariranno tre Ganados, sì, col collo spezzato. Sì, gli amici di Don Jose, diciamoci. Che sono venuti a fare una festa, ecco. Oh no. La parte delle persone con l'handicap. No, non è handicap. Quelli che hanno il collo spezzato, ecco. Esatto. C'è nessuno? No. No. Oh, ok, le munizioni finite, puoi massacrare il Super Salvador. Però ti serve anche la vita infinita. Ci dovrebbe essere come trucco, no? Mi sa di no. Ma c'era invece, perché l'avevo visto. Ah, sì. Mm-hmm. I don't know. No, vabbè, mitragliate, quindi dovrei prendermi l'altra mitraglietta. Però devi buttare via questa. Già. Cioè, devi buttare tutto il tuo loadout. Pam 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 pam. Questi tizi non si stordiscono, è pazzesco. In modalità massacro, come se stessi giocando la modalità esperto. Pure. Cioè, come ha fatto a spezzarsi il collo più che altro? Me, io ho scoperto una cosa, potrebbe essere una mia teoria. Praticamente dal loro collo esce praticamente qualche specie di gonfiori o cose del genere. Mm-hmm. Forse potrebbe essere per via del parassita della Splagas, sai? Mi sa di sì. Tra l'altro dovrebbero iniettarlo anche a Leon in teoria. A un certo punto del gioco. Quindi a Leon gli crescono un sacco di tentacoli addosso. Infatti poi lui inizia ad avere allucinazioni, a fare brutti sogni. Ti ricordi, vero? Non mi immagino nemmeno come avranno fatto nella parte con Salazar. Sai lì, la parte dove praticamente Leon lancia il rampino e... Sì, sì. Ecco. C'erano tre corvi? Io ne ho sempre visti due. Probabile che nella modalità massacro cambiano qualcosa, no? Poi Don Manuel corre, ecco perché è dentro la casa. Ora ho capito. Sì, io corro, sono molto bravo. Oddio, sono più bravo a imitarlo. Ma tanto c'è il coltello infinito, dai. Sai che forse la mitragliatrice è già potenziata, sai? Sì. L'altra, vero? E questa che c'hai ora? No, non è potenziata. Guarda. Ma invece sì. Come si... Oddio. What? Beh, è tutto a livello 3. Già, com'è possibile? Oh, vabbè, allora lasciamola così a sto punto. Che poi là dentro ci doveva essere Don Jose. Un'altra cosa di questa demo è che hanno accorciato un po' le parti. Hanno accorciato, di solito c'era più strada...
alcuni Ganato, se già le trappole esplosive. Già. Ecco, da qui. Da qui si bugga l'audio. Se io torno indietro invece. Ma perché? Ma lo senti che è diverso? Ah boh. Sarà del cheat, guarda. Io già te lo dico. Eh sì. Oh. Vorrei... Che vuoi fare? Vuoi andare proprio in quella parte a sinistra dove c'è Dottor Salvador? Oppure aspetti dopo la modalità massacro? Beh, intanto... Ma intanto sì, andiamoci. Attenzione, perché qua i Ganados se ti tolgono un botto di vita. Vero. Ma di buono, cioè, che ho il coltello infinito. In teoria non dovrebbero riuscire nemmeno a colpirmi. Forse. Non cantiamo vittoria. Perché qua ti ricordo che appena colpisci un Ganados, lo butti a terra, già si trasforma. Ma vero, ma io volevo testare la roba che mi avevi detto, che fare spuntare i due Salvador. Ora che hai il trucco delle munizioni infinite. Lui fa respawnare la porta, è talmente forte che fa respawnare la porta. Lui ha i poteri magici. Aspetta a non morire però, eh. Ok. Che ha due motoseghe, non una. Eh sì, come il vecchio Super Salvador. Levati dal cazzo. Vuoi tipo entrare nella casa così spawni due Super Salvador? Sì. Ovviamente non mi prendo gli oggetti, prendo solo la doppietta. Però almeno la vita prendila per sicurezza. Yes. Mi piazzo qua, dove nessuno in teoria mi dovrebbe poter prendere. Beh, puoi spammare, quindi. Il problema è sperando che questi non ti lancino gli oggetti da sotto. Vero. Ma in caso ce li ho le cure, sì. Metto ora sfuggono due Super Salvador, io già ho paura. Eccolo. Il primo. Occhio. Ma ho premuto L1, forse questo attacco non si può schivare. Quando carica. Quando carica non si può schivare. Vabbè. Comunque come esplorazione penso che ci siamo. L'unica cosa che ci manca è... la parte dove ti va da Luis. Già. Ora proviamo ad andare lì. Vediamo se... se si cade o meno. Speedrunniamo! E poi cerchiamo quella maledetta chiave o grimaldello. Quanto si sarà allontanato? Brutta tosse. Quanto si sarà allontanato? Beh, parecchio. Così tanto che è andato incontro alla sua fine. Già. Uno è andato contro la sua fine, l'altro invece si è fatto catturare e poi si è fatto dar fuoco. Chi avrà fatto una fine peggiore? C'è nessuno. Sicuramente non lo so. Perché poi quei due vengono buttati giù con la loro macchina poi. Sì, è vero. Da un camion pilotato da chissà chi, forse Don Esther. Non lo sappiamo, però forse da Don Joseph, non lo sappiamo. Ma se Don Joe si è fatto ammazzare dentro la casa prima? I don't know, però ci sono i suoi cloni. Vabbè, i Ganados che ci sono dall'originale sono Don Jose, Don Diego, Esteban, Manuel, Maria. E la vecchia, l'altra vecchia come si chiamava? Vabbè, do un'occhiata dei tappi di bottiglia.
E però che dovrebbe essere la controparte come quello là di Dottor Salvador. Sì. Cioè io corro e questo è sordo praticamente. Vediamo. Ah, l'altra vecchia, cioè la nonnetta, si chiama Isabella. Ah. Isabel. Mentre l'altra Maria. Avevo ragione. Poi vabbè, c'è JJ anche. Che sono una col vestito azzurro e una col vestito marrone. Lo marrone dovrebbe essere la vecchia. Di merda. Ma povera. Poi non è colpa loro, se purtroppo si sono fatti ingannare da Salazar, da Sadler e da Mendez. Già. Ma Mendez poi che era il capovillaggio. Bel capovillaggio. La corruzione. Ma per favore. Solo che poi Resident Evil 8 si scopre tutto quanto, più che altro. Voglio sì, dire. Vero. Umbrella era formato praticamente da quattro soggetti. Una bella sexy gigante che sembra la sorella di Dexter. Un pesce che fa la parte di Aquaman. L'amica di Pinocchio. E infine Dexter in persona. Ma perché Dexter? Perché Lady Dimitrescu è più alta, mentre lui è più basso, quindi... Capisci cosa voglio dire? Non entrare nella chiesa. Giusto. Oh. Ma sei già entrato? Oh. Dobbiamo andare da Luis. Vai da Luis. Andiamo da Luis. Ah. Con i suoni non si capisce un cazzo. Aspetta, per andare da Luis di qua dici? Dove c'era il dottor Salvador? No, da lì si va dove c'è cosa, si va da Mendez. Come fai a dimenticarti la strada dall'originale? Ma perché da quella parte c'eravamo già stati. Sì, dalla parte ci siamo stati e c'era praticamente... Si andava verso la casa del coso, del sindaco. Mentre dove tu ora stai andando, dove ora sbucherà il dottor Salvador, si va dove c'è Luis. Dead. Però di qua si casca se non stiamo attenti. Facciamo attenzione. Infatti loro se ne vanno. Vabbè, dai, veloci prima che suona la campana. No, no, c'è il timer frizzato. Andiamo a vedere cosa c'è. Speriamo di non cadere. È cambiata pure l'inquadratura. Tipo, vediamo dentro la casetta cosa c'è. Cosa ci sono in quei barili. Sono finti. Ah, bene. È tutto finto. Qua dovrebbero esserci dei medaglioni in teoria. Probabile. Lì, posizionato lì, dovrebbe esserci un pozzo per prendere il tesoro. Ci dovrebbero essere qualche nemico, no? Beh, se è una mappa che non è ancora caricata, ne dubito. Oh, qua ci dovrebbe essere una staccionata, quindi. Però è invisibile. Ok, andiamo a vedere oltre cosa c'è. Lì c'è il pozzo. Io non so cosa c'è. Però è la parte con la stalla, però un po' modifica. Un medaglione, hai visto?
di come è cambiato più che altro il medaglione, è proprio una figata. Vero. Ok, abbiamo capito che qui non ti fa accedere oltre. Più o meno. No, volevo guardare quel... Oh, scavalca c'era scritto. Volevo guardare... Oh, un altro medaglione. Volevo guardare da vicino quel... quell'altare. Ok, andiamo a vedere perché allora. Qui questa sembra una costruzione, però perché qui è buio, no? Probabilmente. Un baule. Andiamo a vedere. Sembra tipo, non so, dove dovrebbe essere. La pianta verde me l'ha fatta prendere. E il baule, invece? Qua sembra che sia bloccato da un... muro. Capito! Oltre sopra c'è un medaglione sopra. Mm-hmm. Ho capito, cioè praticamente quella è la porta, quella là che è bloccata perché si deve passare da sopra il tetto. Sì, dove c'è il boccale, vero? Sì. Vediamo se è vero. Però non mi ci fa interagire perché ovviamente non è stato ancora programmato. Ma stanno arrivando! Non è che toccare il forziere attiri praticamente una piccola orda di Ganados? Ma può essere. Oh, aspetta. Cosa ho visto dietro? Ho visto qualcosa. Dietro quella, il muretto della casa. Dietro al lato a destra. Ho visto qualcosa, destra. Beh, aspetta un po' a sinistra, piano a sinistra. No, aspetta, a sinistra. Ecco, vedi? Guarda, vedi che c'è un altro medaglione. Ah, sì, certo. Possiamo sapere le cose, le posizioni del medaglione ancora prima che esca il gioco. Beh, abbiamo capito che toccare quel forziere rosso che si dovrebbe attivare attira praticamente l'attenzione di alcuni cadaveri. Oddio, non mi dire che si possono rompere pure il cadavere del dottor Salvador? A quanto pare no. Il dottore ha avuto una super resistenza. Ma qui dentro io ho mai controllato? Ma sì, hai sempre controllato qui dentro. Sicuro? Questo non me lo ricordavo, ad esempio. Secondo me qui dentro non c'ero mai entrato. Direi di andare a prendere il fucile. Aspetta. Prima voglio entrare in tutte le case. Ok. Vabbè, questa la conosciamo. Qui c'era anche il biglietto che dice di stare attento all'americano. Come fuori uno? Aia. Un po' di cura, per favore. Danno, ti vogliono abbracciare. Forse hai ragione, meglio prendere il fucile. Sì, però appena lo prendi si attiva il dottor Salvador. Il dottore. Basta, piazzeranno la trappola. Giorno fortunato. Cosa succede adesso se ritorni dalla parte di lui, se metterci l'altro dottor Salvador attivo? Ti seguirà, secondo te? Vuoi provare? Proviamo. Let's go.
Pandora ti dovrebbe seguire. Cioè, guarda, quello è morto. Eccolo. Cioè, vedi, quello è morto, il primo Salvatore è morto. Che sta facendo? Ci segue. Se ci segue come? Volevo fargli una suplex. Ah, ma gli dà solo la pedata. Peccato. Eh sì, da sola pedata, non è giusto. Un calcio nel culo non gli farebbe male. Ma spezzargli le braccia. Ah, non è morto, fanculo. Cioè, ma guarda cosa fa con la motosega. Si è fermata. No, aspetta, se questo è il primo Salvatore, giusto? Qua c'è la sua motosega. Ma l'altro invece, il secondo quello là... Questo è il secondo, il primo invece, la sua motosega sarà scomparsa oppure no? No, come controllare. No, è qui. Ah, allora erano due. Ma quello si è rigenerato tutte le sue ferite. Quello là. Cioè questo qui. Sì, è vero. E che sei, un rospo? Fammi capire bene. Sei una lucertola che ti si rigenera la coda? I don't know. Devo trovare quella chiave. E provaci. Piazzare prima o poi una trappola questi. Ecco, se sali sopra in cima e poi rimani fermo lì praticamente, tutti gli altri ganado se si arrampicano se non ti muovi. Non ti lanciano le molotov. Ma chissà se nell'originale lo faranno. Nell'originale. Ah, tu dici nel gioco finale? Sì, perché nell'originale lanciavano molotov. Come al solito si sono svegliati. Ma lasciami in pace. Munizioni pistole. Ma provo a spezzargli, ecco, braccia e cose. Allora, come sei caduto da lì, più che altro? Non mi sembra che entri, no? Oh! Che cos'è? Munizioni fucile. Vediamo se c'è qualcos'altro alle tue spalle, magari.
tipo non so. Stavo testando la fisica. Ah. La sedia, guarda! La sedia che si sfascia, ovviamente. Ma è una sedia comunque che rimane in piedi. La sedia invincibile però si rompe alcuni poligoni. Tipo, vediamo un po' che cosa c'è in questa stanza. Vediamo. Lord Sadler! Vediamo cosa c'è prima. È indirigibile! Vediamo. Nella demo è interagibile sta roba. Probabile, ma sicuramente Leon ne dirà qualcosa. Anche il wow, il teschio di un gigante, che è? Documenti! Si possono leggere. Recuperare vittima di rapimento, soggetto Ashley Graham, età 20, figlia del presidente degli Stati Uniti, studentessa universitaria. Vedere foto allegata per l'aspetto fisico. I contatti con il soggetto sono stati persi mentre tornava a casa dal campus. Subito dopo sia lei che le sue guardie del corpo, ex militari, sono stati dichiarati scomparsi. Quindi Ashley aveva la scorta. In seguito a ulteriori indagini, la responsabilità del rapimento è stata attribuita a un gruppo organizzato ed è stata convocata una squadra. Il nostro dipartimento dei servizi segreti ha confermato molteplici avvistamenti del soggetto in un remoto villaggio localizzato in una regione montuosa in Europa. È stato deciso di affidare la missione a un agente specifico. Abbiamo la conferma che gli autori del rapimento hanno ricevuto aiuto da una persona interna per prevenire fughe di notizie. Questa operazione resterà strettamente confidenziale. Le forze dell'ordine locale sono state reclutate e forniranno loro assistenza. Si può capire che praticamente Ashley era scortata dagli agenti. Forse si è buggato il gioco, amor. Si è buggato? Mi sa di sì. Troppe robe che non dovevamo vedere. Probabilmente che hai cliccato è praticamente qualcosa. Comunque dobbiamo vederci bene dentro la... dentro la chiesa, dentro questo posto. Perché invece di cliccare la testa del gigante, vediamo altre cose che magari non abbiamo ancora visto bene. Gli agenti dell'FBI ci hanno intercettato, purtroppo. Quindi sono agenti Electro 3T. Vediamo se riesco a chiudere il gioco. Ok. Arrivo subito, vado in bagno. Oh no, don't do that. Ora proviamo a riaprirlo. Tanto sto provando a scaricare altre mod interessanti, ma visto che il gioco comunque è veramente nuovo. Cioè la demo comunque, chi farebbe le mod sulla demo? Eppure ce n'è un sacco. Vediamo. Qualcosa sempre per l'esplorazione mi interessa, ma non ce n'è. Tutto ciò che era per l'esplorazione l'abbiamo messo. Vabbè. La ristallo questa, che dovrebbe levare tutti i nemici, tranne il dottor Salvador. Vediamo che succede. Ok, launch the game. Ok.
runner. Quanto si sarà allontanato? C'è nessuno? C'è nessuno? Si mette male. Tutti sono stati rimossi. Mi lasciano sempre parole a scoprire qualcosa di interessante. E davvero ci sono così tante cose. Ma dobbiamo scoprire. Lì è come tornato. Funziona la mod che ha rimosso tutti i nemici tranne il dottor Salvador. Infatti non c'è nessuno. Poveri Ganados martoriati. Per amore della ricchezza. Quindi ha rimosso anche Don Jose col collo spezzato. Sì, sì, ha rimosso tutti quanti. Tutti. Ok. Allora ricontrolliamo dentro la casa. Sì. Qua non dovrebbe esserci nessuno. Allora chi darà? Penso che lo script parte ugualmente, infatti. Leon ha comunque detto si comincia, nonostante non mi abbia visto nessuno. Cosa sbucherà un Super Salvador? Super non lo so, ma un Salvador penso che spunta uguale. Controlliamo di nuovo dentro la chiesa. Uè! Perché sta roba? Oh! Oh no! Di nuovo no! Don't do that! Perché si è bloccata a mezz'aria? Leone, non fare il coglione! Oh no! Ma Leon con i tacchi! Oh, è uscito! Non ci voglio entrare più qui dentro! Leon con i tacchi! Quando dice lui si sbagga magari! Per favore, non ti tiposare, non fare la tipose, Leon. Se no che figura ci facciamo? Giusto, no? Dai, sbalbati. Niente. Oh, grazie. Intanto però è sbucato il dottor Salvador dopo un po' di tempo. Eh sì, dopo un po' di tempo spunta.
sperando che ci abbia sbloccati, meno male. Vabbè, in caso contrario, ecco. In caso contrario ci avrebbe ammazzato. Non è che forse in quella casa il Ganados non... Oh no, però aspetta, se entri dentro la chiesa il dottor Salvatore ti insegue. Fallo venire. Ah, ma qui stavolta non ha caricato nulla ancora. Se prima quando sei andato da lui, se poi sei tornato indietro. Oh oh, non mi dire che ora ti insegue. Sì, invece. Ah, mi ha ucciso in un colpo. Ok. Gli attacchi possono essere bloccati. Ma se io arrivo dal Salvador senza farmi scoprire, sfonda comunque la porta. Probabile. Tipo, se io entro dentro la casa senza che lui dice si comincia. Ah no, l'ha detto. Perché si scappa da dietro? Eh sì. Ciao. È scriptato. Cioè praticamente non lo puoi attaccare finché non sfonda la porta. Dico voi com'è cambiato il dottor Salvatore con i suoi occhi proprio di fuori. Mamma mia. E poi questo dovrebbe essere Don Diego più che altro. Sì. Attento perché se ti acchiappa la schiena ti fa una uccisione veramente ancora più... Minchia come ti pusha. Tipo, se tu sei vicino a una finestra e ci spari un colpo, lui praticamente, come dire, cade. Io voglio arrivare lì dentro. Per entrarci serve Ashley. Let me in! Ma è ancora vivo il dottor Salvatore? Allora, no. Eccolo lì. Sì, perché praticamente questa mod gli aumenta la resistenza. Io volevo provare a spezzargli il braccio. Se si poteva fare. Sembra proprio di no. Ma dov'è tutto sminchiato? Lui? Sì. Ora è morto. Oddio, ha colpito la fontanella. Se mi stai vicino. Grazie per l'ovetto. Ma lo posso equipaggiare l'ovetto? Certo che poi lo puoi anche lanciare. Ok, dato che Salvatore è morto, andiamo a vedere, tipo, tornando da Luis e poi dopo tornare verso la chiesa. Vediamo un po' cosa succede. Addio mucca, il coso cade da solo.
Burn, baby! Magari in qualche punto è nascosta quella dannata chiave. Lo so, non mi do pace per questa chiave. Magari di nuovo qua dentro, dentro uno dei cassetti. Beh, vediamo bene allora. Sarà comunque un oggetto che poi più avanti lo troverai forse. Ma non in questo momento. Magari quel quadro di Sattler, che cacchio ne so. Però prima di entrare nella chiesa, proprio a passare da lui e poi dopo torna indietro. Così magari si caricano le cose. Gli altri vetri non si spaccano. Solo pezzo di vetro. Va. Ah, lo scaffale però cade. Sì, quello cade, anche il letto si rompe se gli dai una fucilata. Are you sure? Certo. O una granata o qualcosa. Devi usare la granata, Ned. Se quella chiave si trova usando una granata in qualche punto preciso? Cioè quella... E poi inizi a dire dannazione! Se io lancio una granata si sfonda il portone. Boh, proviamo. Ma mi pare proprio di no. Però so dove prendere un'altra granata. Là dove c'è la cassa? La cuccia per un cane. Stavolta non c'era la granata. Forse è randomico, perché ti dà cose randomiche. Già, può essere. Robe da creare, miscela di piante oppure munizioni. Che cazzo succede? Ma perché? Perché ho aperto il menu, ma ti immagini? Oh mio Dio. Speriamo che ora mi risetta giusto. Il cazzo! Please! Help! Ma siamo noi a gridare aiuto! Oh no.
Fammi controllare questo timer object. What? Chissà se posso fare suonare la campana. Quanto pare no. Direi comunque di ricontrollare di nuovo dentro la chiesa. Eh sì, volevo farlo anche io, dannazione. E vabbè, si ritorna al menu principale. Ah, se aspetta, se vai al menu principale ti possiamo provare ad attivare quel codice che ti avevo dato ieri. Quello per la... Beh, ma io qua posso attivare la chainsaw, mad chainsaw, quando voglio, con il coso, guarda, con... Qua, ecco, vedi? Se io attivo questo, mi fa spuntare sempre la modalità massacro. E allora facciamo una cosa, attiviamola... E andiamo ad attivare i due Salvador. Andiamo ad attivare il primo, quello vicino al portone, e poi quello vicino all'ingresso, alla casa. Ok, e li affrontiamo entrambi? Sì. 30 settembre 1998. Let's go! Tra l'altro, chissà perché stavolta Leon è cascato attraverso il terreno, le altre volte no. I don't know. Tra l'altro qua mi sa che... Aspetta che devo disattivare il... Caspita, ecco, la campana, ecco. Così abbiamo tempo infinito. Sperando che almeno hai disattivato anche i Ganados. Sì, sì, i Ganados sono tutti disattivati. Sono quelli che ci rompono le scatole. Quindi, tra l'altro, ma nei filmati chi spunta se tutti i Ganados sono disattivati? Non lo so, forse Don Jose con l'ascia invisibile. Un'ascia invisibile che colpisce Leon? Cioè il Ganado invisibile con l'ascia. Ah, nel filmato c'è sempre. Se quella chiave si trova invece qui dentro, se non hai niente, tipo? Non penso. Non lo so, le sto provando, le sto pensando tutte. Direi, prima di attivare il primo Salvador, quello vicino al cancello, poi dopo quello dentro la casa, contemporaneamente. Ok, quindi corro verso il cancello e torno indietro. Ok. Al lavoro. Consiglio di prendere anche la flashbang e anche il resto delle granate. Ovviamente evitando di non entrare nella casa lì che c'erano quei due seduti, se no altrimenti... Manca tutto. Perché il fucile è molto letale contro Salvador. C'erano i Ganados che parlavano, ma in realtà non c'è nessuno. Che altro anche qui, tre. Esteban, Manuel e Diego. Un forastero! No, quelli che erano seduti dopo il ponte. Tu che chiedi sempre che cosa che cade? Cadono quelle robe? Le teste? Possono sparare? Rocky, non è se si scappe. Blip. Vai a porte crass. Vai a prendere la scala. Ti voglio ammazzare.
Figlio di... Si comincia. Da questa distanza perché hai sparato? Ma chi è che tiene questa roba? È uno spettro. Ci sono i... com'è che si dice? Gli oggetti animati che prendono vita. Che sono tipo i poltergeist. Ecco, c'è un poltergeist. Ecco, ora qua si attiva il primo Salvador e noi corriamo. Ma non puoi saltare questa scena? Sì, ma mi piace vederla. Ah, ok, questo è il primo. Una motosega vivente che cerca di uccidermi. La motosega è diventato un poltergeist, scappa! Non mi dire che ho un dubbio. Non mi dire che quel Salvador praticamente conta come un Ganados normale. No, può essere che, siccome io ho attivato la modalità solo Salvador, può essere che sta modalità si attiva solo per i Salvador normali, quindi non riesce a caricare il modello del Salvador Super, secondo me. Ho di nuovo la motosega. Ah, però si può colpire. E lui può colpire me probabilmente. La motosega invisibile. Ma non erano in due? Dov'è l'altro? Ah! Occhio perché se muori... I know. Non so chi sto colpendo, ma lo sto colpendo. Non so chi sto colpendo, ma lo sto colpendo. È immortale, signore. Beh, perché gli ha aumentato la resistenza? Già. Cade! Se ne sta scappando. No, non ho visto che mi stava caricando. Alla fine la motosega fantasma ti ha ucciso. Sono riuscito però a cambiare difficoltà in tempo, a metterla standard. In modo tale che mi faceva fare continuo. Ottimo. Ma hai mancato degli oggetti alle tue spalle. Lascia che salti la tua posizione. Si comincia. Uffa, non sta caricando più questa parte. Che palle. No, vai prima da lui se vai. Vai retta a me. Vai prima da lui se poi torna indietro. Tipo, esplora un po' tipo il villaggetto lì dove c'è Luis e poi torna indietro. Di solito carica sempre. Ok. Occhio però che c'è Salvador prima. Quale sarà, quello super? No, sarà quello normale. E infatti quello normale. La motosega è invisibile. Ma che ridere.
Poi questo è più debole praticamente, da quel che ho capito. Sì. Vabbè, qua gli hai aumentato la forza, quindi. È come se fosse. Hai fatto un'offerta a Dark Souls, ecco. Sì. Quindi i nemici sono più potenti, ti one-shottano. E facendo ciò non posso, non puoi più tornare indietro. Madonna Kyle, potevi dirmi almeno. Queste cosucce. Stai facendo come tipo Snake contro una di quelle quattro, Launchy Octopus. Ah, sì. Con il mitragliatore pesante che Snake urla. Però è morto. Ok, ed è morto, bene. Ricordiamoci bene le posizioni dei medaglioni comunque. Mm-hmm. Vabbè, le casse che non si rompono, ovviamente. Ok, ora proviamo a tornare nel villaggio. Ho riportato a zero il timer. Oddio. Oh, ora ha caricato. Chi sto, te l'avevo detto. Avevi ragione, cazzo. Ok, vediamo bene in giro che cosa c'è come oggetto. Stavolta evita di non toccare la testa di El Gigante. Cosa saranno mai tutti questi scheletri? Vedi, munizioni per il fucile. Cos'è? Spray medico. Oh. E qui dentro un'altra nota. Leggiamo. Parere vittima di rapimento. Esce il gramo, età 20. Ma già l'avevamo letto, sbaglio. Sembra proprio di sì. E si è buggato il gioco. E invece no. O forse sì. Non lo so. Faremo a vedere adesso. Forse tra un po' si sbugga. Leon! Ok, meglio non leggere più le note e rompere soltanto gli oggetti. Tipo evitare di non guardare il quadro nella testa del gigante e neanche le note. Mm-hmm. Oh Gesù mio. E abbiamo fatto un'ora di live, mamma mia. Un'ora di live solo di... testing. Ah, sì. Aspetta che chiudo il gioco da Steam, perché è impazzito. Ok. Torniamo. Stavolta comunque disabilito un po' di roba. Anzi no, quasi quasi io lascerei il fatto che ci sia solo Salvador. O no? Beh, è meglio di lasciarlo, non si sa mai. Launch game. Ok. Siamo un'ora di live, quindi. Anche un'ora, quasi due ore in realtà. Eh sì, qua siamo a un'ora e 49 minuti. Riesci a vedere Capcom? Sì, vedo Capcom. Perfetto. La musica che ti perseguita. 37 ha detto. Io questo ho capito. Mentre Leone va avanti, attivo della roba. Quanto si sarà allontanato? Mio Dio, ancora questo costume che c'ha Leone addosso. Preferivi il costume da Carmelita Fox?
Perché c'è? Purtroppo no, se no l'avrei già messo. Mio Dio. Vedere Leon vestito da con... C'è nessuno? Ok, ma io sono... Oh. Mi sentite in questa casa? Ve la demolisco tutta. A proposito, ma se faccio così? Cioè, vuoi provare ad andare nella caverna? Voglio provare a vedere se sblocca qualcosa, essere senza niente. Bella domanda. A questo andiamo... punto del gioco. Perché in effetti avere un'arma in mano ti dà sempre le stesse munizioni di quell'arma. Sì. Come in Resident Evil originale. Se hai una Magnum ti dà le munizioni per la Magnum. Se hai un SMG ti dà le munizioni dell'SMG. Se hai l'Elephant Killer ti dà praticamente... Cosa vuoi fare? Andare a caccia di elefanti? Con la hand cannon. Mira e spara, ma non ho niente. Come miro e sparo, scusami. Cos'è stato? Se il gioco ha detto che non queste cose poi non saranno nel finale, probabile che c'è qualcos'altro con cui ti puoi difendere. Cioè, io mi immaginavo quel parassita con Don Jose che ti attacca, se tu non avevi niente, potevi tipo, non so, ticcargli una trappola per orsi nella sua testa per ucciderlo. Chi lo sa? Purtroppo prima di questo filmato tu non puoi aprire proprio la valigetta per scartare tutto. La cosa fa scimmia. Cazzo, che schifo. Cazzo, che schifo. Ma lì io non commento il fatto che... Ah no, già l'ha visto, giusto. Che dice, ma com'è sparito? È vero che non ha detto non è uno zombie. Vero. Gioco, sono senza niente, dammi qualcosa. Ma ora che ci penso, se Don Jose doveva riapparire di nuovo con Leon e Luis che erano legati con l'ascia, perché aveva la testa tutta ricoperta di sangue, doveva essere lo stesso Don Jose all'inizio del gioco, sì. No? Sì, sì. Ma allora se abbiamo già ucciso Don Jose, chi sarà allora il Ganados nel punto con Leon e Luis? Questo vi faccio una bella analisi. Un altro Don Jose. Ma Leon ha la pistola! Ma io l'ho levata! Oh mio Dio. Valigetta è vuota. Perché Leon aveva la pistola? Bella domanda. Leon riesce a creare le pistole dal nulla. Complimenti, secondo me è tutta opera di queste mutande. Oh no! Don't do that! Non mi immagino neanche il davanti come sarà. Non è che poi YouTube ci dà qualche... No, non credo. Abbiamo visto di peggio. Yeah. Munizioni per un'arma che non ho, grazie. Oh no! Don't do that! No, aspetta, però ti raccogli le munizioni, ti raccogli oggetti, poi non puoi raccogliere la mitraglietta. Infatti non sto raccogliendo niente. Guarda. Ah, meno male. Sto solo vedendo cosa c'è di dentro. Ma ora che ci penso, tu avevi raccolto la chiave da Don Jose, ora che ci penso. Sì, e l'ho utilizzata. Ma la puoi scartare per caso? No, posso solo esaminarla. Ah. Cosa del cacciatore? È Don Jose, Leon! Don Jose! Ma lui non lo sa! Miralo! È ferito! Sono solo per doppiare Don Manuel. Proprio
Davvero, mi dispiace tanto. La solita testa di sorella bella che cade. C'era una parodia di Resident Evil 4. Devi buttarti nel pozzo. Dove praticamente c'era cosa? C'era praticamente il dottor Salvador che esce dalla sua casetta tutto bello felice, che passeggia, vede Ada, si innamora. Poi tipo c'è Scooby-Doo. E addirittura tipo il dottor Salvador tutto vestito elegante, che va tipo con la sua bicicletta, con la motosega in mano ad attaccare a qualcuno. Se mi ricordo ci dovrebbe essere ancora il video, vediamo se riesco a trovarlo. Ah, c'è ancora. Lui dipinge praticamente un quadro che dovrebbe disegnare una delle sorelle Bella. Mm-hmm. E praticamente disegna praticamente una cosa all'esatto contrario. Davvero. Mm-hmm. Cioè, fa un'opera d'arte invece deve disegnare sua. Oddio, Dio. Il dottore è confuso. Aspetta che mando questo a Len. Oh mio Dio, se glielo mando. Oddio, si è buggato il gioco quando ho preso la TMP. Strano. Ah. Per quale motivo poi? Probabile che forse non accetta alcune mod il gioco. Perché non è nelle... Neb? Sì. Scusa, ma la live dice che non è in elenco, dice. Ah. Noi abbiamo fatto un'ora e 59 minuti e non in elenco. Ecco perché la gente non stava commentando. Dicevano, ma perché non commentano? Ma chi te l'ha fatto notare? Che ce l'avevo mandato a Len il link. Ah, ok. Allora aspetta un attimo che sistema. Effettivamente era strano. Aspetta, ma Len, tu ci senti? I don't know. Testing, mi senti Len? Sì, ci sente. L'ha scritto. Ah, perfetto. Benissimo, no, pensavo da Discord mi scrivevi. Senti anche cosa dico, che Dragon Ball Half non... Ok. Comunque dobbiamo stare attenti perché... Eh? Dobbiamo stare attenti quando facciamo sta roba.
perché ci potrebbe fottere raccogliere qualcosa o leggere qualcosina. Vabbè, se è la stessa cosa pappagallo, almeno analizziamo un po' le cose. Yes. Guarda, Len, preparati a guardare, meglio che commenti anche qua su cosa? Resident Evil. Preparati a vedere l'incubo. Ecco, come stai notando ora Leon. Ciao Francesco, tra l'altro hai visto ora che siamo in live, ma in realtà ci siamo da 2 ore. Complimenti per aver buttato un'ora nel cesso, perché? Oh. È successo? Mi hai messo il video non in elenco e quindi praticamente le persone non... Ah, e vabbè, ma avevo condiviso il link su Discord, non ti preoccupare, non è un problema. Comunque quello che abbiamo visto, in poche parole, abbiamo giocato un po' con la free cam per vedere quando spawnano determinati oggetti, quando si carica la mappa. Sì. Eccetera. E ora andiamo a vedere anche altri posti che praticamente voi non avete visto con i vostri occhi, sperando che il gioco non crashi. Ah, e come abbiamo anche, come si dice, abbiamo tolto tutti i Ganados dal gioco, abbiamo lasciato solo i Salvador, in modo da poter esplorare tranquillamente tutto. Vorrei averlo disattivato perché Don Jose era ancora per terra. Sì, ma ora qua non... Inoltre notare Leon vestito da maid. No, comunque è una mod il vestito da maid. Si vedono pure le mutande e i tacchi. Le calze a rete soprattutto. Già, pure le... Tra l'altro una volta arrivati al villaggio l'audio si buggerà un pochino. Sempre per via della mod. Sì. Ovviamente però no, questo è un vestito a mod a parte, Len, come ti avevamo già detto. No, Francesco, in realtà è stata colpa mia perché ho iniziato la live da non in elenco, quindi non ti preoccupare. Io non me ne... Dice, ma perché la gente non commenta? Io da un'ora non riuscivo a capire. Poi noto, non in elenco, avvisato da Len, grazie. Ma figura di merda. In realtà l'ho avviata di proposito così. Perché inizialmente volevo solo testare per vedere se funzionava. Poi in realtà ci siamo fatti prendere la mano e... ci siamo stati per 2 ore. Abbiamo anche notato che i Ganados si possono mentre ti inseguono si possono incastrare qui e in pratica tu puoi dargli una pedata. Abbiamo anche visto che puoi fare la German Suplex. Bello. Però per farla prima devi colpire alle ginocchia devi girargli di dietro. Ecco, ora praticamente l'audio è buggato. Dico, se noi spariamo non si sente un cazzo. Qua ovviamente senza Ganados nessuno che ci scopre. Appunto. Ancora non abbiamo scoperto come cazzo aprire questo però. Mi sa che non si può proprio fare. Una bella roba che abbiamo scoperto, che ora vi faccio vedere con la free cam, è che qui dentro... Aspetta che la rotazione è troppo alta. È che qui dentro, dentro la stalla diciamo, c'è un bel forziere. C'è un forziere. E qua ovviamente è bloccato ancora, perché si potrà salire solo da qui con Ashley. Mi pare proprio che sia così. Siamo anche andati a esplorare questa parte qui. Magari ci andiamo dopo aver visto cosa c'è la chiesa, perché l'ultima volta che ci sono andato non aveva caricato il pavimento e sono cascato nell'oblio. Ecco, qui per esempio era tipo una zona che sicuramente si andava verso la casa del sindaco di Mendez. E notando quella caverna dove noi praticamente siamo sbucati, può essere che lì dovrebbe essere tipo una zona dove c'è il mercante di nuovo una seconda volta, probabilmente. Può essere. Si comincia. Non si comincia cosa? Non c'è nessuno. Ammazzo le galline. Vai direttamente dove c'è Luis, tipo. Andiamo a fargli vedere. Lì ci entreremo dopo perché ancora deve caricare. E il trigger abbiamo visto che per far caricare quel pezzo di mappa è andare da questo lato. Sarebbe figo come Crash Bash Demo, infatti all'epoca c'era un codice che si inseriva e sbloccava l'intero gioco. Ah, oddio. Ecco, qui adesso sbuca il nostro amicone. Altro amicone a cui non è possibile fare una German Suplex, purtroppo. È una brutta cosa che il dottor Salvador
mettendo, togliendo tutti i ganati in modalità massacro, praticamente la sua motosega diventa una motosega invisibile. Occhio perché ti insegue ancora. Questo non esiste praticamente. Neanche la macchina da scrivere. E qua praticamente è la parte coi medaglioni. E infatti noi già possiamo vedere dove sono posizionati. E questa è la cosa figa. Se noi entriamo qui, ad esempio, ne vediamo uno qua dietro. Oppure ne vediamo uno sospeso in aria, mi sembra lì. Lì sopra, eccolo. Però non si possono spaccare ancora, non sono fisici. Sono solo dettagli, diciamo. Ma questo non conta come spoiler, vero? Ma bisogna vedere se poi nella versione finale saranno così effettivamente. Lì c'è un altarino dei, sempre degli Los Illuminados, che non è possibile interagirvi. Forse farà parte di un enigma, sto pensando. E lì in teoria dovrebbe esserci il boccale, però non si può aprire quella roba. Stranamente serpetta verde si può prendere, però il forziere no. E la brutta cosa è che se tocchiamo il forziere praticamente spawnano un gruppo di Ganados. Vabbè, ora che abbiamo disattivato il coso non sbucano. Lo faccio fuori così ce lo leviamo dalle balle e non ci darà più fastidio. Specialmente di non entrare nella casa, perché altrimenti ne potrebbe sfruttare un altro. Ce lo siamo levati dalle scatole. Ah vero, da qua non si può passare. Qua c'è una staccionata adesso. Vedete lì uno che attraversa il niente. Comunque ho trovato l'equivalente di Dragon Ball Alpha in versione Pokémon. Pokémon Pink, anche quello con Clefairy. Sì, Len, tu praticamente mi hai fatto sbuttare praticamente la mia anima quando ti ho spiegato che per prendere quel medaglione prima colpisci il pezzo di legno, poi il medaglione. Tu hai fatto l'esatto contrario invece. Cioè, hai sparato, poi l'hai aperto, genio, bravo. Mi hai fatto uscire fuori di testa. Qua dentro, per chi non l'avesse ancora visto, c'è questa roba. Ah, c'è pure sto cassettino, vero? Dove dentro trovi 1500 pizzatas. Questo può esplodere solo con una granata, sto letto. Oppure con il lanciarazzi in futuro. Vabbè, in futuro, infatti. E ora andiamo ora a vedere. Ora andiamo a vedere le vere chicche. Le chicche di questo, di questa cosa che abbiamo visto. Che siamo ancora in una parola, io e Nep. Ovviamente vi danno di non toccare oggetti tipo... Sì, se no crasha tutto. Eccoci dentro la chiesa. Ecco. Ma porca trota, perché prima non lo faceva? Prima abbiamo attraversato tranquillamente. Speriamo niente. Che palle. No, di nuovo, dai. Però aspetta, possiamo vedere con la free camera che ci penso. Beh, in effetti. Però se Leon ne cade sarà molto distante dalla zona dov'è. Don't worry. Allora, qua c'è il pozzo. Il questo pozzo dovrebbe... con niente, che è tutto bloccato tra l'altro. Questa è la parte dove devi prendere l'SMG. Oh, allora. Oddio. Tra l'altro si vede scuro a intermittenza perché Leon poi viene riteletrasportato dentro la casa e quindi l'illuminazione cambia, capito? Sì, l'hanno creepy come... Però guarda, quando lui casca qua non lo carica più. Ok, ho un'idea, facciamo una cosa. Ricominciamo, ammazziamo Dottor Salvador, però non entrare dentro la chi... Aspetta, guarda, qua si vede il teschio di un gigante appena Leon ricarica. Ma c'è anche un forziere lì. Eh sì, prima l'abbiamo aperto e dentro ci stava uno spray. Vediamo qui invece, che qui praticamente prima mi si è buggato. Qua c'è il coso dei medaglioni. E lì c'è la chiesa.
Aspetta, ma prima questo non era tipo tutto dentro un tunnel o cose prima? Come? Non era tutta una zona con il tunnel e cose, sai, quando si entrava là dentro, ecco. Eh sì, tu in teoria per arrivare alla chiesa dovresti passare in un... Prima in un seminterrato con l'acqua e tanti spinelli. Ma non gliel'hanno messo il tesoro. Vabbè, ancora no, ovviamente. Aspetta, fammi vedere bene questo punto. Ah, ma qua c'è il mercante qua di nuovo. Sì, 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 qui dovrebbe esserci il mercante. Ma tu in teoria poi dovresti andare sottoterra e sbucare poi da questa parte che ti conduce alla chiesa. Ho capito. Qua la chiesa ovviamente ancora non è renderizzata. A me non si può notare tipo se c'è ancora quel gioiello nascosto nel coso. E signori, qua la protagonista della demo, la campana. Quello sarà il lago, presumo. Si vede che sei proprio da bocca aperta, Len. Un attimo, aumento la velocità a 2 secondi per andare un po' più veloci. Oddio, sono finito a testa in giù. Okay. Cos'è qua? Ah, questa è la torre dove casca. C'è per la parte con... sì, capito. Forziere. E io non riesco a capire dove trovare quella chiave per aprire quel cassettone. Cioè questo... Ma te l'ho già detto un'ora fa! Non è ancora abilitato, devi aspettare! Ma allora perché gliel'hanno messo? Perché gli hanno messo sta roba? Perché? Poi fare tipo se torni da Mendez, dopo che vai da Mendez magari c'è qualcosa che puoi raccogliere là dentro. Tipo non so, qualcosa per aprire quell'affare, non lo so. Ah, sicuro ti darà una ricompensa come minimo, non penso che ti darebbe un'arma. Vediamo se riesco a triggerare lo schioccare della campana. No, mi sa di no. Sa che si è proprio buggato tutto. Tra l'altro non c'è nemmeno un... Non c'è l'opzione tipo riprova, purtroppo. Devo proprio uscire e rientrare. Che palle. Non abbiamo scelta che farlo. Ecco, facciamo una cosa stavolta. Ammazziamo Dottor Salvador, passa da lui, se poi torna indietro. Però attiva la modalità telecamera. Così esploriamo praticamente bene, perché le texture alcune volte scompaiono. Vero. Ovviamente togli Ganado se... Dovevo disabilitare la freecam, giusto? Certo, praticamente il quanto suo padre ha mandato Leon vestito così per farla felice in modo per non fargli venire praticamente il trauma. Esatto, e Hannigan che dirà a Leon, ma come ti sei conciato per questa missione? E poi ci si vedono pure le mutande. dirà, è una richiesta della... Del presidente. Della figlia del presidente, mi vuole vestito così. C'è nessuno? Non mi immagino nemmeno che quando ti dovrebbero togliere la giacca praticamente ti tolgono quel vestito e rimani in mutande. I don't know. Io già ho già la paura di che cosa ci faranno le mode su Ashley. Io no, perché non vedo l'ora in realtà che le faccia. Ma come minimo rimetteranno una mod come skin dei personaggi vecchi. Sai, tipo, visto... nell'originale già ci sono 700.000 mod del genere. Cos'è stato? Niente, lì non c'è nessuno, guarda. Non c'è assolutamente nessuno. Non c'è il tipo col collo spezzato. Magari se... Si bugga, diciamo, di nuovo, provo a disabilitare tutte le mod e attivo solo le mod delle porte aperte, diciamo. Va bene. Ricorda, prima passa dove c'è cosa prima? Luis. Sì. Poi non entrare dentro la cosa, però attiva la modalità telecamera.
Però ti devi mettere in un punto dove almeno Leon non casca di nuovo a peso morto, però. Cioè. Ma chi sta parlando se non c'è nessuno? Abbiamo visto anche di più, anche i dettagli dei Ganados. Più che altro, che quando gli spezzi braccio o gambe, si vedono le loro parti del corpo che hanno tutti i tentacoli. Vabbè, della puoi spaccare testa, braccia e gambe, tutte e cinque gli arti, tutti e quattro gli arti più la testa, ovviamente. Addirittura puoi dividere in due pure il Ganados, intanto sempre che cade la testa da lì. Si comincia, va bene. Rieccolo. Ok, la parte l'ha caricata, giusto? Sì. E ora facciamo un corrido per Salvatore. Purtroppo abbiamo abilitato la potenza del Dottor Salvador, che è a livello del Super Salvador più che altro. Yeah. Lui e la sua brutta motosega. E francamente, all'N ti do l'ergastolo. Ma se io lo lascio vivo e quando ci incastriamo lui viene ad ammazzarmi? No, meglio di no, non farlo. Aspetta, che succede se ora entri dentro la casa? Rimane così ricoperto di sangue? Tu dici quando attivo il trigger qua dentro? Sì, vediamo. Proviamo a vedere. Giorno fortunato. O per meglio dire, giorno sfortunato, prendi il fucile. Sì. Cioè, Leon sta facendo praticamente Snake, Solid Snake in Metal Gear 4. Ah! Euforia da combattimento. Stessa cosa pure io quando devo mettere in mano un mitragliatore pesante in un videogame. Cioè, questo Salvador comunque è diventato carne macinata, ma ancora non crepa. La nuova ricetta per il matatoi Ernia. Freecam. Ok. Adesso guardiamo bene la telecamera. Però mettiti in un punto che almeno Leon non si muove. Ah, ma guarda, se io prima non ci entro, qua dentro non carica un ca. Scusami. Fai un passo avanti e poi torna subito indietro. Ah. Ecco, così, vedi? Così non dovremmo avere problemi. Diamo un'occhiata. Guarda come è vestito, proprio cosa Salazar questa volta. È Sadler. E qua abbiamo il teschio gigante di cui ti stavamo parlando. Che succede? E guarda, cioè lui leva dal caricamento questo pezzo quando attraversiamo qui.
Proviamoci allora. Let's do this. What? Ma che è sta roba? Oh. Ah, è questa casa. Ma Leon dove è finito? Oh oh. Cioè è entrato. Ok, piano, non toccare niente, apri solo la porta. Tra l'altro è possibile leggere la missione di Leon, ecco. Che si dice, sono stato mandato qui a cercare Ashley, bla bla bla, lui può osservare il teschio gigante, il coso di Sadler. Quello di Sadler si può vedere, ma gli altri no. Qua c'è la luce del mercante, vedi che è viola. Sì, probabile che il mercante sia lì. Possiamo leggerlo! Non farlo! Don't do this, sennò poi il gioco si bugga. Ma fallo, la curiosità è troppa. Vabbè, fallo. Se crasha poi dobbiamo ripetere di nuovo la sezione. Ah, ma dice sempre la stessa roba. Recuperare vittima di rapimento, eccetera. Pensavo dicesse qualcos'altro. E vabbè, si è buggato. Ma noi abbiamo ancora la free cam. Grazie. La chiesa è sparita, la chiesa. Perché purtroppo tu ti sei... Non dovevi farlo. Ero ignaro io. E anche troppo curioso. Oh no. Don't do that. Per davvero. Trino con i tacchi e tu... Oh, si vedono pure le pallottole. Oh Gesù mio. E qua? Cos'è questa questo? È la casa dove si triggera il dottor Salvador, ma non è caricata. Ah. Sì, questo è vero, Len. Ok, niente da fare. Dobbiamo ricominciare. Mi piacerebbe scoprire altra roba su sti... come usare ste cose, tipo questo. Non so cosa caspita sia. Magari c'è qualcosa per rispawnare. Probabile. Uffa. Resettiamo tutto da capo, non abbiamo altra scelta. Tra l'altro non posso nemmeno aprire il menu. Devo proprio chiudere da Steam. Ma cosa combini, Neb? Quando io ti dico le cose, perché è l'esatto contrario? Ma tu metti che c'era scritto quelle cose che non avevamo ancora letto. E allora la nota quello che era vicino dove c'era Luis e cose? I don't know, comunque era disabilito. Disabilito tutto. È tutta colpa di Len. Ecco di chi è la colpa. Ok, al lavoro. Niente da fare, Abe. I don't know. Vuoi aiutarmi? Assolutamente no. Allora beccati una sberla. Ehi, mance, come va? Vuoi aiutarmi? Non funzionerà. Ah, ho levato la modalità solo motosega. Ho rimesso i Ganados. Ok. Perché sono simpatici, no? Facciamogli vedere quando calpestano la trappola per topi. Non è per topi, è una cazzo di tagliola per orsi. Allora siamo così per Dead by Daylight. Cazzo di tagliola per orsi. Trappola per topi. Tagliola per orsi. Sì, ah, tra l'altro abbiamo provato a levare a Leon tutto l'equipaggiamento. Nella cutscene si vede comunque con la pistola. Si sarà allontanato. Non ti lamentare, Leon, sempre a lamentare stai. Oh no, don't do that.
Ora devo stare attento perché dovrebbe arrivare il mio corriere. Ma no, è da stamattina che lo dici, Morto. C'è nessuno? Oh no. Don't do that. Questa è la voce del... il tizio quello là, il cenobita. Quello là che c'ha... You opened the box, I came. Non so come si chiama quel tizio, più che altro. I don't know. Però viene nominato cenobita. Sai perché si chiama cenobita? No. Tu togli la C la E alle iniziali, cosa diventa? Doraemon. Cos'è stato? Cenobita. Cioè togli C E, che cosa diventa? Nobita. Ecco, praticamente quello lì diventa completamente Nobita. Diventa la sordità di questo tizio. Ecco, tipo la... tipo spezzagli praticamente le gambe e cose. Io voglio vedere una German suplex. Oh! E che cavolo! Ed è ancora vivo, non è possibile. Leon, ma perché hai fatto praticamente wrestling? No, è morto. Ok, questo è il massimo di smembramento. A meno che non hai la doppietta, allora puoi anche sfondargli il torace, mi sembra. O se hai anche una granata, più che altro, perché gli puoi far esplodere gli arti. Sai che con le granate i Ganados scoppiettano? Mio Dio, per davvero, mi dispiace tanto per loro. Len? Len, ci sei? Len? Len! Tan, 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 ecco, in questa cutscene, anche se lei tutto l'equipaggiamento all'in, si vede con la pistola. Maronna. Poveri corpi martoriati. Per amore della ricchezza. Ah, è possibile colpire sti tizi? Da qui, praticamente. E loro non ti fanno assolutamente nulla. Cioè, qui c'è non arrivano qui. C'è anche la tagliola che dovrebbero pestare. Ah, vero, facciamoglielo vedere, hai ragione. Tipo, Don Manuel è morto. Quindi dentro la casa non ci sarà nessuno. Ed è possibile spezzargli la gamba quando sono attaccati alla tagliola. Ah no, lui l'ha schivata. Perfetto. È diventato intelligente. E lui no, invece. Ed è finito senza gamba. Ed è morto addirittura. Immaginati quelli con la splaga su cui ci sono le trappole per Ozzy. Capisci cosa voglio dire? Sì, sì. Tu dici se subiscono lo stesso effetto? Non lo so, sinceramente. Sì, l'audio è sempre buggato in questa parte. La testa che cade. Bloop. Col vostro permesso ammazzo la vecchia di merda. Davanti al pubblico. Ora il dottor Salvador dovrebbe essere più scarso. Lo spero. Sì, è già morto. Ah, bene. Infatti l'unica preoccupazione qui sono i Ganados.
Ricordati che tutti gli oggetti non si possono rompere. Non mi bullizzare. Ti spingo. Ti fa sparisci. È il mio rifugio qua dentro, avanti. Ce la fai stavolta a camminare? Ce la fai a camminare qui? Ce la fai a camminare senza toccare niente? Neanche le punte? No. Guarda che se crash il gioco io me ne vado. Di qua ho paura a camminare perché può essere che cado. No, non sei caduto. Vabbè che alla fine non ci rimane più niente da esplorare, giusto? Mi sembrava, aspetta, vediamo cosa c'è oltre. Piano piano, senza andare troppo di fretta. Cioè non sappiamo se magari finisci in un fossato. Li hanno rimessi. Hanno rimesso, oh, i nidi degli uccelli. Ma quelli non è quelli di Hogwarts che praticamente per salvare il muto con devo tirar giù la cerniera dei pantaloni. Oh, no. Ecco, fin qui non puoi andare oltre. Perché se vai oltre cadi di sotto come Ape. Mio Dio, ci sono troppe cose per davvero che hanno cambiato. Mamma mia. Len, ma tu stai vedendo? Lo vedremo il 24 marzo. Già, il giorno in cui quando devo partire. Divertente. Very funny. E cambia l'illuminazione. It's magic. Oddio. Oh mamma mia. Delle scritte. Non le avevo mica viste. Cosa dice? Lasciamo porro figlio del scasso tutte le sedie a Sadler e poi Ganados dove si siedono? Per terra? Sì, come i giapponesi. Vabbè, facciamo fuori il villaggio, va. Aspetta, c'è ancora una parte che voglio vedere. Ok, andiamo allora. Ma stiamo scherzando. E se ne vanno. Piano, non correre. Non ammazzarne troppi perché altrimenti poi si triggerà la campana. Eh no, c'è la mod. Ah, vero, hai ragione. Cosa abbiamo qui invece? Vediamo qui che cosa abbiamo dentro questa casetta. Cosa c'è? Vabbè, col proiettile per la polvere da sparo. Questo l'avevamo intuito. La lanterna invincibile. Quella cassa di legno lì invece? Vuoto. Tutto che si rompe. Se hanno copiato Resident Evil Village avranno fatto molto sicuramente. Ma se io ora tipo disabilito il fatto che non ci sia la campana?
Gli zombie come si comportano? Cioè i Ganags. Vediamo. Provo a entrare nella casa del Salvatore. Ok. Ganados infiniti? Può essere. Però così però hai triggerato l'altro Dottor Salvador. In teoria per, se voglio andare avanti devo farmi uccidere per resettare il timer, mi sa. Più che altro, se i cadaveri possono scomparire praticamente tra le opzioni, perché si possono far scomparire i cadaveri. Vero. Dai, ammazzatemi. Decapitation? No, niente decapitazione. No. Soltanto un'ascia nella testa per diventare ancora più intelligenti. Vediamo se il timer si è... Sì. Si è resettato. Ah, perfetto. Ma guarda dove spunto! Spunti praticamente da... Aspetta! Aspetta! Controlliamo bene... No, controlla praticamente dal retro, cioè se si è caricato le cose da qui. Oh sì, effettivamente si era caricato un po'. La campana. Guardiamo bene adesso. No, la campana. Ma zio Pampurio. Vabbè, l'ho attivata io la campana. Se muori lì, praticamente si caricano delle texture. E allora facciamolo. Studis. Andiamo. Le cose si stanno mettendo male. Beh. Arrivo subito, frate. Devo andare in bagno di nuovo. Ok. 30 settembre 1990. Quanto si sarà allontanato? C'è nessuno? Cos'è stato?
Ciao Capon, stiamo sperimentando con le mod. In realtà già abbiamo visto un po' tutto, però noi non siamo mai contenti. Cioè, perché lui mette un checkpoint appena spunta il Salvador dopo aver attraversato quella porta. È interessante, vediamo. È partito il timer. Ok, arriviamo in quel punto dove non carica tutto e facciamoci ammazzare. Però ho bisogno che qualcuno mi segua. Dai! Vediamo se mi ammazza qui. Vediamo se riesce a caricare la roba. Tu devi aspettare il remake di Resident Evil 4, mentre mi tocca aspettare l'uscita di Hogwarts Legacy. Lo mandate il 5 maggio. Ah, per PS4, allora. Guarda, qua ha caricato più roba. Yes. Il tesoro qua ci dovrebbe essere. Oddio, tutto caricato. Ovviamente non sono fisiche le cose, ma chi se ne frega. Sì. Questo non l'ho caricato però qui dietro. Dio, è vero che quando ti avvicini a sto coso partono i Ganados? Si triggerano proprio. Infatti eccoli, prima non c'erano. Vabbè, verso di là sicuramente si cade. E se mi ammazzano nuovamente dove riparto? Proviamo. Ripartire sempre lì, no? Sì, ha caricato tutto, Mord. Perfetto. Guarda, faccio vedere. Tranne questa parte non l'ha caricata. Comunque sì, appena mi avvicino a questo si triggerano dei Ganados. Può darsi che praticamente sono quelli che sono di quest'area, probabile. Lì però non l'ha caricato, infatti non vorrei andarci prima che cado nell'oblio. Appunto. Però ti volevo far vedere dei dettagli che prima non si potevano vedere. Tipo qua la casa, cioè la stalla tutta spaccata. I polli nella T-pose.
con le loro ali alzate. Fanno tipo gli aeroplanini. Ah, qua c'è un... ci sarà un medaglione. L'ho notato. Non c'è più il medaglione quello lì che gira, strano. E dentro la casa, quella casa lì, c'è uno stemma degli illuminati. Qua ci sarà sicuramente il tesoro. Probabile. C'è lo stemma degli illuminati. Ora però volevo andare a vedere se si schioppava in un altro punto, caricava magari tutto quell'altro punto. Tipo adesso dove mi ricarica? Sempre qui, ok. Dottor Salvatore, sempre qui. Tipo, se mi faccio uccidere qua dentro... Chissà cosa succederà. Non di nuovo! Sto tipo zando. Sai che perché ti ha preso il Ganados alle spalle? Magari ora arriva il Salvatore a uccidermi. Liberandomi dalla mia maledizione. Vedremo. Vediamo dove è finito lui. Eccolo! Mi ha colpito, ma non è partita la cutscene di uccisione. Senti, possiamo andare a invocare con lo straniero? Aspetta, perché adesso io stavo staccando per andare a mangiare. Volevo testare solo questo. Comunque, se tu sei in questa, diciamo, posa buggata, non ti puoi nemmeno uccidere. Fantastico! E se io attivo la campana? Oh oh. Tutti che smettono. A Leon ne va a partecipare al bingo, fammi capire. Anche lui è andato a partecipare al bingo. Anch'io me ne vado coi Ganados, aspetta. Te ne vai pure tu con loro? Sì, ciao. Vabbè, tu vai con i Ganados, io me ne vado con la gatta egiziana. L'hai capito di chi sto parlando? Sì. Dov'è Leon? Anch'io voglio venire. È sparito. Dati a bingo. Ma dove stanno andando? Al bingo. Ma dove stanno andando? Al bingo. Certo. Bene, noi chiudiamo qua la live allora. Perché devo andare a mangiare. Buon pranzo allora. Io invece vi vado a teletrasportare nella vocale con lo straniero, quindi ci sentiamo dopo allora. Ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao.